Ti ringrazio, ma io non posso venire perché, come vedi, io devo lavorare. Devo sistemare questa inferriata. Non è come te che sto a trastullarmi gli zebedei. Quindi, se tu mi vuoi venire a Dampano, tu vieni in officina qui da me, altrimenti tu vai al castello di Castel Castagnano e tu fai questo bellissimo scioglilingua che tu hai inventato te in questo paese. Bisi, salve, non dura troppa fatica, non lavorare, non sia mai. In questa puntata di Borghi Diversi vi portiamo in Toscana, in provincia di Arezzo, nel bellissimo Casentino, a visitare il castello di Castel Castagnaio. Per registrare questa puntata ci siamo alzati molto presto, ma abbiamo perso molto tempo perché il mio amico Giuliano non riusciva a caricare la macchina. Ci ha messo 4 ore. Poverino, povera stella. Per arrivare a Castel Castagnaio è necessario attraversare buona parte del passo di montagna della Consuma, un passo di montagna impegnativo. Ho chiesto quindi un parere al mio amico Alberto, che lo conosce molto bene. Superare la Consuma d'inverno è come trascorrere un capodanno senza alcolizzarsi, come guardare una puntata intera del Grande Fratello senza bestemmiare, come ascoltare un album di Gigi D'Alessio senza tentare il suicidio. Difficile, ma non impossibile. Prima di andare a visitare il castello, abbiamo fatto una deviazione a Campo Lombardo per fare visita all'associazione Gli Amici dell'Asino, una fantastica realtà che promuove tante iniziative per grandi e piccoli, ma soprattutto hanno tantissimi asinelli adorabili. Quanto vive un asino? 35-40 anni. Agli asini cosa piace mangiare? Le carote. Ma la femmina dell'asino come si chiama? Si chiama Giumenta. Gli asini mordono? Beh, se hai brutte intenzioni, altrimenti no. Una domanda la volevo fare io, ma l'asino si può mangiare? Alan, ma secondo me te con le patate saresti favolosa. Veramente volevi mangiare quell'asinello? Mi fai veramente schifo. A Campo Lombardo abbiamo avuto la fortuna anche di incontrare un'associazione di animalisti. Riccardino, la natura, senti che bello. Bello. Noi amiamo parlare con gli animali, parlate con gli animali, perché gli animali ci capiscono, perché dentro hanno una cosa che abbiamo anche noi umani, che è la... Merda. L'anima. L'anima. Infatti anima lì, anima là. Vai. Vai. Dato che la Valle del Casentino è anche terra di Dante, ho pensato di chiedere all'attore Andrea Vitali di abbellire la puntata con una lettura. Li ruscelletti che di verdi colli del Casentin discendon giuso in Arno. Oh. Questo è Dante, eh? Guarda, se tu prova a velocizzarla, giuro che mi c***o stavolta. Oh! Scusate, non ho resistito. Oltre ai ruderi del castello e al panorama, noi riusciremo a vedere anche la cisterna del castello. Solitamente è chiusa al pubblico, ma noi, grazie alla gentilezza dei proprietari, unita al fatto che io mi sono spacciato per uno della RAI, lasciamo stare, ce la faremo. Arrivati a Castel Castagnaio, ho chiesto informazioni ad un abitante del luogo. Buon uomo, salve! Fefe. Salve, buon uomo. Per il castello? Ma che ci vuoi andare a fare al castello? A fumarti le canne, eh? Ma... Drogato, te si vede dal muso, c'ha la faccia da schioppi, c'hai. Ma vado a vedere il panorama. Ma che panorama, con quelle sigarette condite, se vedi Draghi al castello. Cavete da c***o, e mi spazio per... Scherzi a parte, arrivati davanti ai ruderi del castello di Castel Castagnaio, scoprirete un mondo fantastico, un panorama mozzafiato, e sono sicuro che anche voi, come me, resterete senza parole. Thank you.
Con questo per Borghi Diversi è tutto, spero che la puntata vi sia piaciuta, ma se non è stata di vostro gradimento potete rivolgervi all'ufficio reclami gestito dal nostro amico Ronny. Vai, vai a parlare con lui, vai. Ora è davvero tutto e voi non potete non visitare Castel Castagnaio. Matteo, vuoi dire qualcosa? Castel Castagnaio è molto interessante. No, meglio di no, che poi è troppo lunga. Ah, dimenticavo, per la storia che volevo mangiare l'asinello, il mio amico Giuliano non mi ha rivolto parola per tutto il giorno. Anche la sera, prima di andare a letto con il suo pigiamino nuovo, non mi ha voluto dare la buonanotte.